Allora, siamo con Isabella Corradini, presidente del centro ricerche Temis. Il tuo intervento qui al Digit 2019 per raccontare al pubblico quello che è la consapevolezza della diffusione dei propri dati digitali oggi. Allora, sì, oggi ho moderato alcuni interventi, ma dai quali è emerso questo tema della consapevolezza al digitale, che è fondamentale, perché se parliamo di rischi, se parliamo anche di conoscenza dei rischi e quindi anche dei diritti, è importante lavorare sull'educazione alla tematica del digitale. La consapevolezza credo che sia fondamentale, in uno dei panel che ho trattato, in particolare quello della sicurezza e quindi quello della cyber security, ci siamo resi conto come ci sono misure organizzative che noi possiamo mettere in campo, c'è un contesto normativo al quale noi possiamo far riferimento, ma se non lavoriamo sul fattore umano, se non lavoriamo sulle persone, quindi sul coinvolgimento delle persone, tutto questo rischia di diventare inefficace. Quindi lavorare sulla consapevolezza significa lavorare sul livello anche di, potremmo dire, informazione e formazione. Essere consapevoli dei rischi significa conoscerli, significa capire quando si è esposti ai rischi, come gestirli. Quindi il tema di oggi è il lato oscuro del digitale, no? Quindi il lato oscuro è fatto di tante cose. Credo anche una cosa importante, che il coinvolgimento del fattore umano, quindi cosiddetto, deve partire a monte, quindi deve partire anche da un'educazione in ambito scolastico, per esempio, perché oggi i ragazzi, si è accennato anche all'inizio di questo evento, utilizzano le tecnologie digitali anche in maniera intensa, quindi, ed è importante che le usino. Noi viviamo in un contesto digitale, quindi non possiamo fare a meno di utilizzare tutto questo, ma dobbiamo farlo in modo responsabile. Questo significa quindi, di nuovo, consapevolezza, cittadinanza digitale consapevole. Voi avete attivato proprio un progetto nelle scuole, no? Per partire dai ragazzi. Dunque, io lavoro nell'ambito di un progetto che si chiama Programma il Futuro, che è un progetto che è nato, è un progetto MIUR realizzato dal CINI, dal Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'informatica, che è nato prima di tutto nell'ambito della diffusione della cultura informatica nelle scuole. Poi ci siamo accorti ovviamente che parlare di cultura informatica significa anche in qualche modo parlare di consapevolezza e quindi di cittadinanza digitale, per cui abbiamo unito l'importanza dell'informatica e della consapevolezza ai rischi. Quindi nell'ambito di questo progetto io in particolare sto lavorando proprio su dei contenuti per diffondere l'importanza di conoscere i rischi, ma anche di saperli gestire, quindi avere confidenza con la rete, per esempio, permette ai ragazzi di conoscere i rischi e quindi di poterli gestire al meglio, perché ripeto, poi è importante che noi continuiamo a utilizzare tutto questo, perché non possiamo vivere al di fuori ormai di un contesto che è digitale, ovvero noi siamo immersi in questo contesto e quindi dobbiamo viverlo al meglio, conoscendo rischi, ma prendendo anche tutte le opportunità che ovviamente il digitale ci offre.